Eccoci in diretta con Sara Silano, la saluto subito perché stavamo già chiacchierando rispetto agli argomenti che oggi dovremo analizzare all'interno del nostro appuntamento mensile Market Star. Bentornata Sara Silano, Morningstar Italy, come sempre il primo mercoledì di ogni mese. Un saluto a tutti i telespettatori. E insomma, stavamo sorridendo, in alcuni casi era un po' un sorriso anche amaro perché da un po' che non ci vediamo, soprattutto io e Sara, e sono successe tantissime cose. Ancora, insomma, ci sono dei punti interrogativi che ovviamente sui mercati si fanno sentire. Allora, intanto, anche qui vale sempre lo stesso discorso. Se avete voglia di fare qualche domanda a Sara Silano, noi siamo a disposizione. Parliamo subito dell'estate, visto che io e te ci siamo viste pre-estate, adesso ci rivediamo per un bilancio. Che estate è stata? Scusate un po' la ripetizione sui mercati internazionali. E sicuramente possiamo dire che l'agosto, perché poi agosto è successo di tutto di più, non è stato un agosto da spiagge ombrellone, tranquilli e distaccati probabilmente dalle notizie e dall'andamento dei mercati. Crisi di governo italiana. Ne stiamo forse uscendo in questi giorni, la guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti, una ancora colpi battute su battute, Brexit che si è rivitalizzata ora nelle ultime settimane. Dal punto di vista macro abbiamo visto un'inversione della curva dei rendimenti negli Stati Uniti, il che ha fatto pensare a una recessione in arrivo. La situazione argentina, forse ci tocca di meno, ma è una situazione che va tenuta, presente, e questi sono probabilmente i principali problemi con cui abbiamo dovuto fare i conti quest'estate. E tuttavia, però, ecco, se guardiamo all'andamento, forse bisogna anche ogni tanto staccarsi dalle notizie e guardare un po' più l'andamento dei mercati su un orizzonte che possiamo dire di 3 mesi, quindi quello dell'estate, Certo. giugno-agosto, vediamo che in realtà l'indice, ad esempio, Morningstar Italy, quindi il paniere rappresentativo di Piazza Affari, è positivo sui 3 mesi. Anche in Europa abbiamo avuto un andamento positivo, negli Stati Uniti forse in negativo sono stati i mercati azionari emergenti e la borsa di Londra. Sul fronte obbligazionario, se guardiamo appunto sempre a questo periodo di 3 mesi estivi, vediamo comunque che gli indici rappresentativi dei titoli governativi in euro sono stati positivi. Il paniere dei titoli obbligazionari globali è stato positivo e anche quello sul debito emergente. Che cosa quindi è successo e perché? E così entriamo anche un po' nel discorso di settembre. Quello che è successo è successo prevalentemente nel mese di agosto. E lì Vero. infatti vediamo che la mappa azionaria si dipinge di rosso, il quadro del reddito fisso resta positivo, ma probabilmente è proprio su quello che è successo agosto che ora dovremo costruire e andare a guardare e seguire per i prossimi mesi. Ecco, infatti ad agosto una delle cose che hai citato è la crisi di governo, è stata proprio caratterizzata da questo, no? Questa crisi che viene considerata bizzarra, strana, particolare, perché proprio è capitata a Ferragosto, insomma, quindi non, i mercati lo sanno che non devono sedersi, chi opera sui mercati ad agosto, però insomma nessuno forse si aspettava a metà del mese di agosto una situazione del genere. E i mercati, da un punto di vista dei mercati, come possiamo commentarla? Se la guardiamo dal punto di vista dei mercati, diciamo innanzitutto, guardando allo spread, che è un termine oramai familiare, quindi al differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato italiani e tedeschi, dopo quel picco che c'era stato a fine maggio di 292 punti, siamo andati scendendo con qualche oscillazione, ma siamo arrivati intorno ai 150 punti in queste ore. Quindi il mercato in ogni caso sembra aver accolto in maniera favorevole la possibilità di una formazione di un nuovo governo presieduto da Conte, con un'alleanza che è diversa da quella precedente, perché sarà un'alleanza appunto tra il Movimento 5 Stelle Sì. e il PD. E questo perché comunque questa coalizione viene considerata meno ostile all'Europa rispetto alla precedente, e questo è un aspetto sicuramente importante che tutti gli operatori di mercato hanno in qualche modo sottolineato. Poi dal punto di vista finanziario e economico, comunque dobbiamo guardare alla situazione italiana, l'esigenza appunto di evitare che
che ci si andasse in un esercizio provvisorio, il discorso dell'IVA che è stato fatto, rifatto e lo conosciamo tutto, ma guardando anche all'economia, proprio nei giorni scorsi l'Istat ci ha detto che il PIL nel trimestre è sceso rispetto al secondo trimestre 2018 di poco, però c'è stata una discesa, quindi c'è un ristagno economico, c'è la necessità di tornare a far sì che l'economia possa crescere. Per quanto riguarda le banche, perché comunque sappiamo che il patrimonio delle banche ha ancora molti titoli di Stato, comunque il calo dello spread è positivo perché aiuta questo processo di ristrutturazione in corso. Che cos'è che potrebbe creare ancora, diciamo in uno scenario che ora sembra andare risolvendosi, quello che potrebbe accadere, eventuali dissensi, discorsi anti-europeisti da parte comunque della Lega, potrebbero ancora generare un po' di volatilità, però nella situazione attuale i mercati hanno visto che comunque in qualche modo questa possibile nuova formazione di governo poteva rilassare rispetto a quello che sono stati gli ultimi mesi nei rapporti soprattutto con l'Europa. Allora, a proposito di rapporti con l'Europa, perché il collegamento viene spontaneo, altra notizia che peraltro si è modificata proprio nelle ultime ore, che riguarda la Gran Bretagna. Abbiamo assistito a una sospensione del Parlamento britannico, insomma, quindi con la decisione di Boris Johnson, no? Che di fatto non intendeva assecondare, definiamo così, le richieste di evitare appunto a tutti i costi questa uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea senza un accordo. Lui ha sospeso il Parlamento, ieri è stato bocciato dal Parlamento, quindi di fatto è stato depotenziato, però lui ha chiesto elezioni anticipate. Questa è un po' la cronostoria di quanto accaduto, proprio per fare un riassunto, negli ultimi giorni. E però per esempio ieri abbiamo visto una caduta della sterlina a livelli minimi, quindi cosa dobbiamo aspettarci sul fronte valutario della situazione sicuramente incerta e caotica della Gran Bretagna? Sui mercati più volatilità, sulle valute, che cosa potrebbe accadere, Sara? Sicuramente, e lo stiamo vedendo, entrambe le parti useranno un po' tutte le loro cartucce a disposizione per ottenere quello che vogliono, e quindi questa situazione crea incertezza e quindi genera volatilità. Anche in questo caso ci ritroviamo dunque nuovamente a parlare di rischio politico che dal punto di vista dei mercati finanziari appunto va a pesare comunque sul discorso valutario in un modo particolare. Però se noi lo guardiamo da un altro punto di vista, una divisa debole, quindi una sterlina debole, può favorire molte aziende britanniche che sono orientate alle esportazioni e quindi hanno un'esposizione sui mercati internazionali. Teniamo anche conto che l'altro aspetto è quello congiunturale, e in effetti le dinamiche congiunturali sono quelle che invece vanno più a influenzare i titoli governativi, e quindi di qui le preoccupazioni, quindi per una crescita, per la crescita, per quanto appunto questo aspetto forse è quello più da un punto di vista degli investitori da tenere in considerazione. Proprio lo accennavamo prima, nei tre mesi, giugno, luglio-agosto, sì, abbiamo visto che comunque la borsa londinese ha sofferto, quindi un po' in controtendenza rispetto alle altre borse internazionali. Ecco, a proposito invece dell'America, perché poi segnali preoccupanti arrivano anche da lì, perché si è parlato di recessione, effettivamente abbiamo visto l'inversione della curva dei rendimenti americani, che è stata letta come un primo segnale di recessione effettiva. Cosa avete dedotto, cosa state analizzando? Sì, bisogna forse un po' leggerla al di là dei toni più alti che sono stati usati su questo discorso dell'inversione della curva. Innanzitutto diciamo che cosa significa inversione della curva dei rendimenti. I rendimenti dei titoli a lunga scadenza, sì, titoli di Stato americani, sono più bassi rispetto a quelli a breve. Questo perché si chiama inversione? Perché generalmente appunto la curva dei rendimenti fa sì che se io investo in un titolo a breve termine avrò un rischio inferiore e quindi un premio più basso rispetto a un rendimento a lungo termine. Questa inversione in genere viene associata appunto al discorso di una possibile recessione.
ci sono in effetti alcuni segnali di rallentamento dell'economia, ma in realtà se andiamo più nei dettagli a vedere quello che sta accadendo, gli Stati Uniti sono comunque un'economia che è ancora in salute, i dati macro non ci dipingono una situazione che appare recessiva, l'economia continua a creare posti di lavoro, nonostante il tasso di disoccupazione sia al minimo ormai degli ultimi 50 anni, salari e stipendi sono cresciuti, i consumi continuano ad alimentare l'economia, il tasso di risparmio comunque mostra anche dei segnali solidi, quindi questo aspetto qui deve farci riflettere su forse un'inversione che è durata peraltro breve e che forse ha altre origini anche sul, tenendo conto che i titoli di Stato governativi sono comunque quelli statunitensi costosi in questo momento. Certo, ecco, poi Sara, ovviamente visto che abbiamo parlato dell'America c'è ancora viva la guerra dei dazi, quindi una trade war che sembrava sempre potesse essere giunta a conclusione, in realtà non solo non è giunta a conclusione, ma insomma si è inasprita, e anche questa è notizia, insomma sono scattati nuovi dazi per esempio da lunedì, se parliamo della Cina. Però sui mercati emergenti, visto che il tema dei dazi è sempre lì, no, purtroppo sul tavolo, quanto pesa la guerra dei dazi? E l'hai citato anche in apertura con la tua premessa, e quanto la situazione argentina, l'hai nominata tu all'inizio. Sicuramente i mercati azionari emergenti hanno sofferto, c'è stato un calo di circa il 3,8% ad agosto, quindi comunque la situazione generale dazi da un lato e situazione argentina hanno pesato. Bisogna tenere presente che l'anno scorso molte banche centrali, appunto dei paesi emergenti, avevano approfittato di politiche accomodanti a livello globale anche per stimolare la crescita. La guerra dei dazi, il calo della divisa cinese hanno invece generato delle vendite sulle valute emergenti e questo ha avuto un impatto. Quindi oggi hanno anche le banche centrali dei paesi emergenti meno cartucce, meno possibilità, certo, di stimolare la crescita con deprezzamenti valutari, e questo è un aspetto. L'altro aspetto sicuramente è quello della situazione argentina, è una storia che si ripete, quella dell'Argentina, dei default, che comunque ora si è di nuovo acutizzata, con in più il fatto che comunque anche il Fondo Monetario Internazionale è stato interpellato, perché gli aiuti che ha ricevuto l'Argentina sono stati ingenti negli anni scorsi, ma in realtà ci troviamo ancora una volta di fronte, quindi in qualche modo sono serviti, non sono serviti, cosa non ha funzionato. Ora si guarda in effetti a quello che accadrà a metà settembre, quando dovrebbe arrivare una nuova tranche di denaro proprio dal Fondo Monetario Internazionale. Bisognerà vedere appunto se l'Argentina ha ancora i requisiti. Sicuramente parliamo di problematiche politiche, quindi anche qua di rischio politico, di una ristrutturazione che non c'è stato, di riforme che sono mancate. Ecco, una delle parole che potremmo utilizzare per definire quest'estate è sicuramente turbolenta, Sara, no? Non solo per le nostre vicende italiane, ma in generale, corretto? È sicuramente stata un'estate turbolenta, e dove appunto il rischio politico ha avuto una parte predominante. Ecco, e in questo contesto gli investitori in fondi come si sono comportati? Ecco, noi i dati di agosto arriveranno a breve, quelli di luglio ci dicono che comunque ci sono stati dei flussi in ingresso nei fondi a livello europeo di circa 47 miliardi, dove la parte grossa l'ha fatta il reddito fisso, quindi gli investitori hanno preferito investimenti di tipo obbligazionario, in fondi obbligazionari piuttosto che in fondi azionari, anche se anche gli azionari comunque hanno avuto un saldo positivo. E tra gli obbligazionari la categoria più popolare è stata sicuramente quella dei corporate in euro, quindi sì, emissioni societarie, però sono andati bene anche i fondi che sono specializzati sul debito emergente, che comunque ha avuto anche dei rendimenti positivi, e invece tra gli azionari si è preferito una diversificazione globale, quindi la categoria che ha raccolto di più è stata quella degli azionari globali. Un'altra nota interessante è che mentre sulle strategie diciamo obbligazionarie è preferito andare su fondi di tipo attivo, in quelle azionarie decisamente la parte del leone l'hanno fatta le strategie passive. Allora Sara, mi piacerebbe adesso la prima parte
della nostra trasmissione è sempre un po' una view sui mercati, no? A partire da quello che è successo. Adesso apriamo, tra virgolette, la seconda parte, che poi è tutta estremamente collegata, temi ambientali e sociali nella stagione delle assemblee americane, perché a giugno si è proprio conclusa la stagione delle assemblee, quindi Morningstar ha potuto raccogliere tutti i dati sulle risoluzioni su temi ambientali e sociali. Siccome ne abbiamo parlato più volte, diventa un ennesimo bilancio che facciamo anche qui a Market Star. Quale bilancio si può avere dai dati che avete raccolto? È un bilancio interessante, perché se pensiamo alle emergenze climatiche, alla situazione dell'Amazzonia, comunque all'attivismo della giovane svedese Greta Thunberg, vediamo in realtà che se andiamo a vedere le risoluzioni sui temi ambientali in questa stagione sono diminuite. Questo può essere una sorpresa. In realtà lo possiamo definire in qualche modo una buona notizia, nel senso che sono diminuite le risoluzioni portate nelle assemblee perché è aumentata l'attività di engagement, cioè l'attività che gli investitori fanno con le aziende per ottenere o più disclosure, cioè più comunicazioni, o più attivismo nell'affrontare le questioni tematiche. Quindi questo significa che le risoluzioni non sono arrivate in assemblea, perché le aziende hanno, prima di portare queste discussioni in assemblea, deciso di agire, di intraprendere delle azioni concrete. Quindi meno risoluzioni in assemblea, più attività però di engagement che ha avuto successo. Sono state però altre le tematiche importanti. In tutto, diciamo che negli Stati Uniti, perché questi dati sono relativi al mercato americano, alle aziende americane, sono state portate in assemblea 177 risoluzioni che riguardavano temi ambientali e sociali, che è un numero veramente interessante. Ma il numero ancora più interessante è il dato di supporto medio, che è stato intorno al 29%, che può apparire un numero piccolo, in realtà è un numero molto grande quando si parla di risoluzioni di questo tipo, perché generalmente sono risoluzioni che hanno dove l'indicazione generale che arriva dai vertici aziendali è di votare contro, certo. Quindi che ci sia state circa il 30% di voti a favore è sicuramente positivo. Quali sono state le tematiche più dibattute e più diciamo supportate? Sicuramente quelle sulla diversità di genere, ma anche il problema delle armi, quindi ancora abbiamo visto stragi di massa, eccetera. L'ultima è stata proprio ieri, a opera di un ragazzino, quindi insomma. Esattamente, quindi questo è un altro tema che è stato portato in assemblea, così come l'emergenza degli oppioidi, di questa epidemia di oppioidi legata appunto a questi antidolorifici, e quindi tutte queste tematiche, accanto anche ad altre tematiche tipo l'avere disclosure, quindi comunicazioni da parte delle aziende, più chiarezza su le attività di lobby, le attività di supporto ai movimenti politici e così via. Sono state tutte questioni che sono state portate nell'assemblea e che comunque hanno avuto del supporto che in anni passati era sicuramente molto più basso. Non c'era, comunque era più basso, diciamo che si sono accesi di più i riflettori su problematiche di questo tipo. Tu hai parlato degli oppioidi, allora una notizia proprio di questi giorni riguarda la Johnson & Johnson, che ha ricevuto questa multa da 572 milioni proprio perché è ritenuta responsabile della crisi dell'oppioide, quindi dell'epidemia oppioide in Oklahoma. Cosa possiamo dire, ovviamente da un punto di vista finanziario, di una crisi che è una vera e propria emergenza nazionale negli Stati Uniti d'America? Sì, è stata appunto un po' la notizia che ha riportato questo tema alla ribalta internazionale, perché comunque stiamo parlando di una multinazionale. Diciamo innanzitutto che questa multa che dovrà pagare è inferiore a quello che era stata la richiesta iniziale, che era di 17 miliardi di dollari, per cui questo i mercati l'hanno letto positivamente. In più ci saranno degli appelli. Ci saranno altre sentenze in altri stati americani, probabilmente il prossimo sarà l'Ohio, quindi la situazione è in divenire. Da questo punto di vista possiamo dire che finanziariamente
non è cambiato molto nel valore che è considerato equo per il titolo di questa società. Però in realtà invece, se guardiamo gli aspetti dal punto di vista della sostenibilità, i rischi reputazionali, i rischi operativi sono più alti, perché comunque teniamo presente che la crisi, questa emergenza di oppioidi oggi in America si stima che ogni giorno muoiano circa 130 persone per questo tipo di problema, per cui probabilmente, ecco, l'azienda dovrà affrontare anche questi rischi, che sono appunto non strettamente finanziari, ma che possono diventare finanziari. E poi un'altra emergenza, quella degli incendi in Amazzonia, per tornare a discorsi proprio strettamente ambientali di cui parlavamo poco fa, le aziende coinvolte nella deforestazione e ovviamente tutte le istituzioni finanziarie che le sostengono, che cosa rischiano e insomma come si devono muovere in questo momento? Ci sono due ordini di considerazioni. La prima, appunto, dal 1 gennaio è in carica il nuovo presidente del Brasile, Bolsonaro, il quale sin dall'inizio ha aumentato i poteri del Ministero dell'Agricoltura a discapito di quello dell'ambiente, e questo ha, secondo anche molte organizzazioni non governative, segnato un cambiamento di priorità politica. Si parla che la deforestazione sia aumentata dell'88% a giugno del 2019 rispetto a giugno del 2018, quindi sono numeri molto importanti. Sono stati autorizzati anche nuovi pesticidi, alcuni dei quali classificati come pericolosi e molto pericolosi per la salute, quindi in sostanza queste politiche hanno favorito i latifondisti, che oggi sono dei veri e propri imprenditori del settore agricolo molto organizzato, a discapito delle comunità indigene e delle comunità locali. Quali sono i rischi per le grandi imprese, ma anche per i finanziatori? Reputazionali, ancora, ci torniamo su questo termine, perché sono legati comunque alla distruzione, quindi quello che è il polmone del mondo, il polmone verde del nostro mondo, e anche quindi materiali, perché non dimentichiamo che potrebbero essere in qualche modo oggi l'attenzione anche alla catena dei fornitori maggiori, quindi potrebbe rincorrere in perdite di contratti, iniziative per boicottare i prodotti. E quindi alla fine anche il consumatore finale può avere un ruolo nel in qualche modo penalizzare questi comportamenti, che sono comportamenti dannosi per tutti e non solo per le comunità indigene brasiliane. Certo, Sara, in chiusura un piccolo flash sulla Morningstar Investment Conference che si terrà il 6 novembre a Milano, perché tanto poi ci torneremo, insomma abbiamo anche l'appuntamento di ottobre per entrare più nel dettaglio, però visto che abbiamo affrontato tematiche legate alla sostenibilità, ecco, i temi della sostenibilità saranno presenti in questo appuntamento importante. Quali sono, insomma, ripeto, i temi principali che andrete a trattare? Esattamente, abbiamo aperto proprio in questi giorni le iscrizioni, e oramai l'agenda è definita, possiamo dire così. Le tematiche di sostenibilità ci saranno ancora, anche abbiamo invitato a discuterne diversi responsabili di team di sostenibilità delle più grandi società di gestione europee. Ci saranno però anche altri temi, e uno probabilmente di quelli più interessanti, vista la situazione attuale di mercato e la volatilità, è proprio oramai l'abituarsi a situazioni anche estreme sui mercati, quelli che una volta chiamavamo cini neri come una cosa eccezionale, forse adesso eccezionale non è più. No, quindi stanno diventando eccezionali. Parleremo infatti anche di questo, parleremo di quadri macro, parleremo di finanze pubbliche, quindi anche di Italia, e parleremo però anche di risparmio gestito. Avremo il nostro analista, che è esperto e segue le più grandi società di gestione a livello globale, e che ci presenterà un po' queste dinamiche del mondo dell'industria del risparmio a livello globale, dove i margini si comprimono, avanzano le strategie passive, e quindi bisogna trovare nuove vie anche di innovazione, e parleremo anche di questo, così come avremo sempre i gestori che Morningstar considera i migliori nel loro campo a discutere delle loro strategie di investimento. Va bene, quindi le iscrizioni, dicevi, si sono proprio aperte? Si sono aperte in questi giorni attraverso il sito. Attraverso il sito, quindi ricordalo per tutti coloro che volessero partecipare, poi tanto ci torneremo anche prossimamente. Sicuramente il sito è quello della Morningstar Investment Conference, seguendo quella di Milano, essendo un
format internazionale, certo, bisogna cercare. Vale la pena davvero, iscrivetevi, vale la pena, è interessante, noi ne parleremo nella prossima puntata di Market Star tra un mese esatto, il primo mercoledì di ottobre. Grazie intanto Sara Segliano per gli aggiornamenti e al prossimo mese. Grazie a voi. Intanto è una giornata brillante per il comparto bancario e Piazza Affari, lo dico perché tra poco parleremo di politica e mercati, insomma come stanno reagendo i mercati. Avanza 7.967,56 punti e lo spread è a 152 punti base, meno 3,93, scusate, il differenziale tra BTP e Bund. Tra poco con noi in studio l'onorevole Paolo Grimoldi della Lega. In questi giorni stiamo ospitando anche vari esponenti di partiti differenti, immagino che non sarà molto felice di quello che è accaduto in queste ultime ore. A tra poco.